Bene, benvenuti in questo incontro. Vedremo come progettare attraverso Unity o anche internamente a AltVR. Per esempio, in questo caso ho fatto una cosa molto semplice, cioè in Unity ho costruito una piattaforma e quattro quadri, ne ho messo le texture e ho importato il tutto per fare un mondo su AltVR. Non so se osservate, ma la qualità dell'immagine si conserva in maniera abbastanza brillante e questo credo che sia notevole, nel senso che è possibile fare mostre d'arte e cose del genere, insomma, comunque fare anche architettura senza problemi. Ora, questo ovviamente è un esempio molto molto semplice e adesso vediamo insieme come funziona. Ok? Quindi partiamo con l'editor interno. Magari spezzo poi il video in due parti. Quindi nella prima parte vedremo come usare l'editor per costruire un mondo molto semplice, molto molto semplice. E poi nella seconda parte in cui useremo Unity per fare proprio una cosa simile. Allora, noi quando entriamo, intanto vi suggerisco di, se già non l'avete fatto, di configurare l'input fly, perché così potete volare, che è sempre un certo valore. E poi dunque sì, c'erano delle funzionalità di evolute, quindi ad esempio enable worlds, questo dovete farlo, participate in early access program, lo faccio così mi trovo magari delle cose nuove, e almeno queste due cose, diciamo, secondo me saranno utili. Nei video precedenti vi ho fatto vedere anche il moderator set space e per gli eventi, ma adesso vediamo che una cosa simile funziona anche sui mondi. Quindi, prima di tutto andiamo sui nostri mondi, Worlds, e andiamo nei My Worlds. E qui vedete che ne ho già creato due, ma ne possiamo creare uno nuovo, direi, no? Quindi, come facciamo per creare un nuovo mondo? Dunque, dunque, direi che per creare i mondi, almeno non lo vedo più, ammesso che ci sia mai stato qua, quindi l'unica strada che mi sembra percorribile è quella di andare sul sito web di AltVR, quindi andiamo in altvr.com e qua facciamo la login con la nostra persona e qui è già loggato e qui abbiamo una serie di possibilità. Ora, se avete attivato i Word, tanto a me non sempre compariva, comunque vi dovrebbe comparire proprio Words qua. Allora andiamo in Words e quando andiamo in Words vi fa vedere tutti i posti dove potete andare a trovare, ma soprattutto potete andare su My Words e qui abbiamo la possibilità di creare un po' di cose. Innanzitutto abbiamo la casa nostra, che però è un po' limitata, è sempre uguale ed è quella che è, ma poi abbiamo quello che è l'universo nostro, no? Quindi se noi andiamo sull'universo del mio nick, mi fa vedere, intanto posso personalizzare questo universo, cambiargli immagine, no? Quindi qua potrei dire ad esempio edit, e l'universo mio invece di avere delle cose, diciamo, di questo tipo, possiamo mettere anche un'immagine specifica. Ad esempio, se qui cerco, adesso faccio un esempio, Salazar, ci sono delle immagini su internet, ma per esempio questa, la troviamo, no, questa qui era, beh, però ad esempio questa immagine qua potrebbe funzionare. Salviamo l'immagine. Ce la mettiamo con un'immagine snapshot, salvata, snapshot, e poi torniamo alla nostra qua, quindi snapshot, quella, scegliamo il file e qui andiamo sotto download, andiamo snapshot e ci mettiamo l'immagine dell'universo. Qui ci sono la possibilità di fare degli spazi privati, di mettere dei link, eccetera. Aggiorniamo l'universo. Quindi avete capito, l'universo praticamente è il continente, è uno dei tanti continenti che noi vogliamo creare e questo è diventato l'universo di Salazar. Dentro questo universo io posso creare i vari mondi. Quindi in questo caso ho creato già dei mondi di prova. Ne
Ma io posso, che cosa fare? Posso creare un mondo. Allora, creiamo un mondo e questo mondo lo chiamiamo video tutorial. E per evitare la proliferazione di tutto, dico che è privato così, così e non compare da nessuna parte. E dico che questo mondo magari è a prova video, no? Che facciamo prova video costruzione. Questo mondo può partire, ecco, parte tipicamente da un template. Allora, i template sono una cosa molto molto importante, che permettono di partire da un qualche cosa di iniziale. Ad esempio, noi vogliamo partire per esempio qui ci sono delle cose già standard, però ad esempio ci sono i panel, quelli per gli eventi che già conosciamo. Ci sono in realtà anche delle cose che ho fatto io, ad esempio questo Hello World e questo mostro sono dei template che ho fatto io. Però per partire io direi partiamo con una cosa abbastanza un pochino standard, per esempio questo qui, bedside o beach. Partiamo dalla beach. Beach è sempre un ottimo punto di partenza, no? Ora, quando creiamo un mondo, poi possiamo anche specificare delle caratteristiche, tipo anche chi può terraformare, cioè se uno che entra può modificare il mondo, se può usare il megaphone, se può suonare musica, se può volare. Ad esempio, spesso si dice appunto sulla megaphone only pilot, per dire che chi entra può usare il megafono, oppure anche solo volare. E poi ci sono le istruzioni, cioè qui possiamo dire benvenuti nel mondo che ho costruito. E poi ci sono delle additional option in cui si possono mettere un sacco di altre cose. Ma anche dei tag, ma noi per il momento ci fermiamo qua. Abbiamo creato il mondo. Allora, creato il mondo si chiama prova video costruzione, video tutorial, e a questo punto possiamo andare dentro qua e dobbiamo vedere se riusciamo a fargli fare un refresh. Quindi facciamo esc di nuovo, e nei main world vedete che compare la spiaggia. E c'è scritto video tutorial perché è il nome del nostro mondo. Se facciamo info, vediamo quello che gli abbiamo scritto e vediamo un bel po' di cosette. Comunque diventa come un evento, solo che questi mondi sono, diciamo, sono persistenti, rimangono nel tempo. Allora, entriamo sicuramente nella mia spiaggetta che ho costruito. Ok. Ok, benvenuti nel mondo che ho costruito, perfetto. Allora vedete che abbiamo, vabbè, è abbastanza rilassante, nel senso che c'è molto poco, è molto leggero, e a questo punto potrebbe essere l'ideale per lavorarci sopra, no? Solo che purtroppo i colori non sono molto comodi, perché quello che non riesco a vedere sono queste due icone. Quindi magari ci muoviamo per andare in un posto in cui magari lo vediamo. Vediamo un po'. Ah, con Shift possiamo correre, abbiamo detto. Ok, quindi vi invito qui, scendiamo nell'acqua. Ah, nell'acqua si può anche scendere sott'acqua, questa è anche una cosa interessante. Chi viene da Second Life sicuramente apprezzerà anche la possibilità di fare degli incontri sottomarini. Ora, qui continua a esserci il problema del, purtroppo, di vedere le icone. Comunque qua si cominciano a vedere. Allora, qui abbiamo la possibilità di avere gli host tool, in cui abbiamo lo panel, quindi possiamo controllare tutte le persone che sono nella mia sim, un po' come negli eventi. Possiamo vedere chi ha i microfoni aperti. Possiamo dire a un certo punto delle persone, possiamo mutarle o farci comunque dei mestieri. Insomma, possiamo lavorarci a questo livello un po' di meno che con gli eventi, ma la cosa importantissima è il World Editor. World Editor, quando lo facciamo, vedete che ci fa vedere
delle possibilità. Quindi questo, diciamo, è uno schermo che ci fa vedere qua l'eventuale oggetto che voglio rezzare. Allora, qui le cose più semplici da rezzare, io direi che non sono queste, degli oggetti basici, ma vediamo un po'. Mai featured, niente. Aspettate che riproviamo. Andiamo in World Editor. Allora, i Basics Skybox Kits. Io direi che andiamo sui kits, la cosa più semplice. Anzi, no, facciamo come hanno spiegato loro. Vediamo prima le Skyboxes. Le Skyboxes sono praticamente ciò che vediamo all'estremità, no? Della nostra isola. Quindi possiamo chiedere di cambiare lo Skybox e di metterci per dire questa. Quindi se noi clicchiamo su questa immagine, vedete che abbiamo cambiato il cielo. Quindi la prima cosa è la possibilità di cambiare il cielo. Adesso mettiamo ancora City. Ok, ci impiega un attimo a cambiarla. Questo è un cielo sopra la città e qui ce ne sono un po' di skybox. E queste, diciamo, sono i nostri, la possibilità di modificare il cielo. Poi, tornando sempre sui kits, andiamo, anzi, no, abbiamo visto le skybox, ma guardiamo i kits. Quindi skybox e kits. Facendo i kits, vediamo che ci sono delle cose interessanti, come ad esempio possiamo prendere degli oggetti del pianeta alieno, oggetti che hanno fatto per fare il campeggio, la sim campeggio. Interact tables sono cose carine, che sono quelle che ci sono in Alt Space, che permettono di lanciare palloni e cose del genere. E poi abbiamo Geometrics. Geometrics è quello che si avvicina di più alla nostra esperienza Second Life, per chi ce l'ha. Allora, qui abbiamo il famoso cubo e vedete che quando facciamo il cubo compare un cubo, quello, e noi l'abbiamo rezzato quel cubo, no? Quindi nel momento in cui è rezzato e il momento in cui è rosso, vuol dire che quando ci andiamo sopra il cubo possiamo muoverlo, alzarlo e abbassarlo, e se abbiamo anche il visore, quindi abbiamo il controller, possiamo anche ruotarlo. Adesso qui sul desktop mode non è che si riesca molto a fare questa, quindi possiamo allontanarlo, avvicinarlo, appoggiarlo, ma sembra che non abbiamo la rotazione, almeno non immediata. Se facciamo, lì abbiamo rezzato il cubo, ma facciamo il cono, perché quando si fa il cono si vede chiaramente il concetto del cursore 3D. Cioè, il cursore 3D, vedete che questa zona, che se tolgo l'edit mode rimane praticamente il cono e non lo posso muovere neanche con le mani del visore. Ma se clicco edit mode, io posso muovere tutte le cose che sono catalogate come movibili. Quindi, ad esempio, anche questo, vedete che il fatto che sia movibile è perché ci passo sopra e cambia praticamente il cursore, posso muoverlo. Se le persone che entrano nella mia zona hanno tutti i diritti di Terraformer, e vedremo in qualche modo che si può fare, allora possono modificare tutto, a meno che appunto un oggetto non sia selezionato, tipo questo che è il cono, e gli mettiamo il lucchetto, e in tal caso questo qui non lo possiamo più muovere. Un'altra cosa che serve soprattutto per i visori, il lock rotation, serve per poter muovere questi oggettini senza, anche se io muovo la rotazione, non altera praticamente la loro posizione, quindi diventa comodo. Quindi vedete che qui ho messo bloccati il cono e il cubo, ma la cosa interessante è che posso andare sulle proprietà del cono e cambiargli il colore, vediamo, e poter dire current, quindi questo qui possiamo, ah, forse perché adesso, ecco, sì, gli ho cambiato colore, quindi mi permetto di cambiare il colore, ma questo serve solo su questo kit. Collidable vuol dire che se ci vado sopra non lo attraverso, se invece tolgo questo è phantom. Posso anche verificarlo che è così, nel senso che ci vado, dunque,
Sì, comunque dovrebbe esserci già la cosa. Comunque avete capito, no? Mentre invece questo cubo vede che ci sbatto contro perché è collidable. Torniamo con nostre opzioni World Editor e finiamo di vedere queste opzioni. Quindi, ecco le dimensioni. Quindi abbiamo cliccato sul cono. Ah, tanto mettiamo che possiamo modificarlo di nuovo. Vedete che quindi è comparso quel cursorone. Ma se io sul cono gli metto che la posizione la posso modificare di qua, la rotazione posso modificarla, ma soprattutto posso ingrandirlo. 10. Conferma e quindi vedete che è diventato un cono molto più grosso. Quindi in questo modo noi possiamo lavorare praticamente con vari oggetti, quindi queste le cose geometriche che abbiamo visto, già ci sono un po' di cose, dargli dei colori, questo può essere fatto anche in maniera cooperativa. C'è anche il piano che può essere ottimo per fare una piattaforma, sfere, sfere di altri tipi e poi abbiamo delle cose, per esempio questo qui per il campeggio abbiamo vari oggettini, ce ne sono tanti, quindi possiamo fare anche la nostra forestina, la cabina, abbiamo vari tipi di cose, insomma le esplorate poi voi. Quindi non stiamo a vedere tutte. Qui ancora diciamo lock all e unlock all, e diciamo il vostro mondo sostanzialmente è fatto da una parte fissa che si chiama template, che è quella che abbiamo importato all'inizio, e nel prossimo video vi farò vedere anche come costruirvela da Unity. Poi tutti gli oggetti in più rispetto al template sono definiti da qua, quindi questi sono gli oggetti che sono quelli presi dai kit. Questo indica gli eventuali browser che usate, perché è possibile mettere dei browser, e da qualche parte si troveranno. Ecco qua un browser. Quindi un browser, cos'è? Create un browser, gli mettete una home URL, che è questa, gli mettete per esempio www.google.com e abbiamo il browser che è messo lì. E abbiamo la stessa cosa, quindi possiamo avvicinarlo, oppure possiamo anche questo browser cambiargli le dimensioni, solito, mettiamo ad esempio 10 e otteniamo un browser molto più grosso. Quindi torniamo indietro, vedete che abbiamo una cosa enorme e poi togliamo l'edit mode, così lo vediamo così, se no appunto vedete che possiamo alzarlo, abbassarlo, eccetera eccetera. Un'altra cosa che è possibile fare nella vostra isola è quella di andare a mettere delle foto. Le foto cosa sono? Sono le foto che avete scattato effettivamente. Quindi io ho scattato una foto qua. Se io clicco questa foto, vedete che appare la foto e appare, e quindi posso già mettere un'immagine che ho scattato. E questa foto la posso controllare dicendo qual è il nome, quindi questa foto 1, la posizione, rotazione, scala. Anche qua posso mettere 10 se voglio che la foto sia molto grande. Quindi vedete che posso, c'ho già la possibilità di mettere un bel po' di cosine. Dopodiché, una cosa notevole, dovete tenere conto che non potete averne tante di questi oggetti. Quindi, ad esempio, in questo momento, se io vado a vedere questo mio mondo da qua, che è il video tutorial, facciamo edit e possiamo vedere il mondo, ma possiamo avere diagnostic e vedere quanto pesa il mondo. E vedete che ci sta dicendo che va tutto bene, perché tutti verdi, tranne i browser, che c'è un browser, quindi i browser vengono considerati pericolosi. Qui dentro ci sono quattro oggetti, non devo metterne più di 200 secondo loro. I kids ne ho messo uno, non devo averne più di 5, kids per mobile 10 megabyte, qui misura praticamente quanto grandi sono le varie cose.
Poi abbiamo, quindi abbiamo il diagnostic che abbiamo appena visto, edit è a quello che l'abbiamo visto all'inizio, objects invece ci fa vedere tutti gli oggetti che ho messo, quindi qui c'è una foto, qui c'è un browser, vedete che questo è un browser e posso anche tra l'altro cancellarlo, qui c'è scritto su dove sta andando. Questo qui è il cono, questi sono due coni, ad esempio questo è il cono. E qui in pratica non è che posso farci molto, però è già interessante che posso controllare il contenuto, almeno per vedere se che non ci siano delle cose strane, già dal web. Allora abbiamo detto objects e poi abbiamo la possibilità di controllare il template. Allora il template vedete che come template ho usato il template bitch, qui mi dice chi è che l'ha fatto, Jean-Luc, Mankind Forward, c'è una descrizione e questo è praticamente un informativo che mi dice da dove sono partito, potrebbe essere una cosa mia. Poi potete fare anche backup della mia sim. E quindi faccio la create di un backup, è stato creato un backup senza nome, faccio edit e posso dargli un nome, quindi salvataggio, vataggio, e posso dargli anche un'immagine, no? E quindi posso salvarmi varie versioni della mia sim, cosa che non è malvagio, proprio per niente. Altre cose di questo menu, direi che possiamo fare la delete oppure possiamo anche fare il feature my wall. Chiedere a Alt Space di fare feature my wall vuol dire che lo mette tra i mondi consigliati. Ovviamente lui mette tra i mondi consigliati dei mondi che siano di qualità, no? Quindi c'è un po' un rating di quello che fate. Però tutto sommato potete anche mettere degli esperimenti e delle cose che vi vanno. Allora, boh, io direi che per questa prima cosa, prima video, abbiamo visto parecchio. Nel prossimo video vediamo come si fa a farlo con Unity, questa cosa. Ah, ecco, una cosa sola, forse l'ho detto prima, ma loro lo sottolineano parecchio. Quando mettete degli oggetti e le foto, ad esempio questa è una foto, non potete metterne più di 5 di foto perché altrimenti la sim tende a laggare. Analogamente i browser usa uno è considerato rischio, ma se ne mettete più di uno è male assoluto e non va bene. Okay? Quindi limitate, 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 però vedete che abbiamo già parecchie possibilità. Allora, ci sentiamo nel prossimo per vedere come fare con Unity.